Dopo quasi un mese di assenza, il Terranuova Traiana ritorna davanti al pubblico amico del Mario Mattei. Terranuova Traiana è eliminata immeritatamente dalla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, reduce da un turno di riposo, biancorossi impegnati nella lotta per conquistare il secondo posto. Terranovesi reduci da 3 vittorie consecutive, opposti ai senesi dell'asta Taverne d'Arbia, formazione arancioblè, impegnata nella lotta per evitare la zona play out. Ancora assente causa squalifica mister Marco Becattini, in panchina il vice allenatore Andrea Meniconi. Si gioca su un campo allentato e reso ai limiti della praticabilità per l'abbondante pioggia caduta nottetempo e durante i minuti iniziali del match. Biancorossi che dominano in lungo e in largo la contesa, si trovano però di fronte un portiere, l'estremo Anselmi, che dice di no. Diverse volte al 32esimo, colpo di testa all'indietro di Juan Ortiz, ancora un legno dice di no. La ripresa continua con lo stesso canovaccio della prima frazione di gioco. Ma la sfortuna perseguita la compagine valdarnese. Il risultato si sblocca al 18esimo in favore dei padroni di casa. Tiro cross da destra di Marini che diventa beffardo per Anselmi che non può nulla. Il Terranuova Traiana si porta in vantaggio per una rete a zero con il secondo gol stagionale di Alberto Marini. Al 22esimo si complica ulteriormente la pratica per l'asta Taverne, espulso capitan di Renzone, rosso diretto per chiara occasione da gol. Il raddoppio arriva su pallaferma, questa volta il corner al minuto numero 24 di Mannella è perfetto. Sacconi salta più in alto di tutti, palla che supera la linea di porta, anche grazie al collaboratore del direttore di gara Buchignani. Arriva il 2-0, settimo gol in campionato per Sacconi. Allo scoccare del 90esimo fallo di mano in area della compagine senese per Buchignani è calcio di rigore, si incarica del tiro dagli 11 metri Tafly che spacca la traversa e realizza il 3-0 definitivo. Terranuova Traiana che ottiene la 15ª vittoria stagionale su 27 gare giocate, 4 su 4 nelle ultime 4 gare di campionato, ottavo risultato pieno consecutivo in casa, 17esimo clean sheet stagionale in campionato. Biancorossi che si mantengono migliore difesa del girone con 12 reti al passivo, al secondo posto a quota 52 punti in condivisione con Scandicci e Signa. Domenica prossima trasferta sul campo del Fanalino di Coda, Pontassieve. Obiettivo: continuare a vincere senza abbassare la guardia.